No, vediamo... Ma sul pallone e sulla maglia sacra della adesso, non si dice niente. Guarda, diamo le formazioni, poi torniamo sul pallone andiamo e la maglia sacra dell'Inter. Sulla bandiera fasulla. Andiamo sulla bandiera fasulla dell'Inter. Quella lì è una bandiera fasulla. La bandiera che è quella di... Facciamola vedere, quella di Michele. Perché quella quando è entrato in studio... Perché è quella col nuovo logo. 208.000 sì. Iscritti agli Interclub, sfondato il muro dei 200.000, okay. È un record mondiale. Lui si attacca. Tra l'altro sono felicissimo. Voglio queste cose le piace. Sui numeri. Voglio certo. Subito dire di essere felicissimo di condividere questa giornata di festa con la storia come Danilo Saruggia, che mi ricordo, io ho letto da bambino, grande Inter, figlia di Dio, sì. È iniziato a studiare la storia dell'Inter con Danilo Saruggia. Ti ringrazio. E poi no. Vedere quella maglia, che anche per me è una maglia... L'Inter ha fatto l'anno scorso la fine della stagione in Champions League con la maglia senza sponsor. Oggi è anacronistico senza sponsor, però vedere la maglia senza sponsor, Lautaro che è andato sotto la curva... Sviolinate tra di voi, come oggi, sei bella, caro Marcello, e la festa che bella maglia, che bel pallone. Basta, e tra l'altro, vedi... Fai la telecronaca, è cominciata la partita. Vedi la differenza. Vediamo le formazioni. Cuore, adesso vado sulle formazioni, dico l'ultima cosa, signori. Il Torino ha omaggiato l'Inter con il Pasillo d'Honor. Con la squadra che è entrata. Anche se ci fosse stato il Frosinone. Capisco il nervosismo tuo, caro Marcellone, del signore che mi è qua vicino, però ragazzi. Il mio nervosismo. Sì. Nervoso. Hai detto che avevi i brividi. Brividi. La per la ma è un sinonimo di ragazzi, si scherza. No, erano tutti emozionati. Si scherza. Per la tutto. Cascasse il mondo, io quello lì non lo posso rivalutare mai. Inzaghi. Ma secondo me è una roba sconcertante che nessuno mai in questo momento di grande festa, di tributo, di tripudio, scusate. Cioè, ma questo qui è uno che 2 anni fa ha regalato lo scudetto a quelli là. Ma no, ma e nessuno, questa roba qui non esce mai. Però quest'anno è arrivato davanti a quelli là, come? No? È arrivato davanti al Milan quest'anno. Io sto dicendo che lui ha un certo... giorno, un certo anno e un certo mese ha regalato lo scudetto a quelli là. Per me può vincere 12 Simone, scudetti Simone. Di fila, a me non, okay. Quello lì non mi va bene. Okay. 12 a me di fila, lì non, va mi, va bene. Dai, 12 non mi va bene. No, non mi va bene. Un brutto vivere. È un brutto vivere. Ha fatto la finale di Champions l'anno scorso. Fino a quando ci dobbiamo sopportare i versetti sardonici. Ma si scherza, Danilo, dai, ma prendiamoci meno sul serio. Iniziato tu, sono 20 anni che vado avanti. Ti sta semplicemente facendo notare che... Non ho capito niente, ma vabbè. Meglio. Danilo, ma sai che a parte Mancini 7... Clima in curva nord è disteso. Mancini 7, Herrera 7, Inzaghi è arrivato a 6 trofei. 6 trofei non sono niente, dai. In 3 anni 6 trofei? Sì. No, pensiamo... ma non siete tifosi dell'Inter se non avete un certo tipo di rapporto, ma di, chiamiamolo rapporto con quelli vincono, là. Cioè, no, ma il giorno in cui festeggiate lo scudetto. Adesso ti diceva stella. Luca, ma te lo diciamo anche noi, cioè, lui... non ti godi per niente questo scudetto. Niente, è arrivato incarognito, si tiene... Cioè, ti ha ancora più fatto arrabbiare sto scudetto. Adesso sta solamente tentando di farsi... perdonare lo scudetto che ha regalato quelli. Però San Siro è dalla sua. Dai. Beh, dai, però è riuscito. È riuscito io no. A farlo, dai. Poco fa raccontavamo che San Siro è dalla sua. Tutto lo stadio a intonare io non sono infatti dalla non sua. È San Siro. Lui non è a San Siro. Comunque, lui non è a San Siro. Paolo, in tanti la pensavano come lui. Napolide. È vero. Io il primo. Dicevi, Tom, tu sei uno di quelli che ha cambiato idea. Esatto. Su Inzaghi. Ho detto, sugli errori è maturato. Ha capito gli errori ed è stato bravo, insieme alla squadra, a ricucire il tutto. Però ricordiamoci che l'anno scorso ha fatto 12 sconfitte e dopo la partita di Monza è arrivato quarto. È arrivato quarto e stava per essere esonerato. E poi alla fine ha fatto la classifica ufficiale. Esatto. Marianna, un passo dal gol. Ha fatto una finale. Sì, assolutamente. Sull'asse Bellanova Zapata, che quest'anno hanno fatto faville, mi sembra. Sì, anche se in realtà io ho una piccola critica riguardo Bellanova dal ritorno con la nazionale, dove ha giocato veramente in maniera. Forse è stato anche il migliore in campo, al di là di quelli che hanno fatto i gol. Però è ritornato in campo, o meglio al Toro, un pochino stanco forse, anche perché alla fine gioca sempre assolutamente, anche perché poi comunque è titolare quasi sempre fisso. Però oggi devo dire che lo vedo un pochino più in forma, un po' più pimpante, sinceramente, vuole rispetto magari alle altre partite. Ai sì, vecchi sì, tifosi. Anche perché appunto parliamo, come giustamente ricordato prima Michele, di un ex, poi ci sarà, c'è anche l'altro che è Lazzaro, però sono
diciamo, due livelli alquanto diversi, Mariana, ora come può ora. Può guadagnarsi ancora l'europeo, Bellanova? Può ancora guadagnarsi l'europeo, sicuramente, secondo me se lo merita anche. Invece, se posso spendere due parole sull'Inter anch'io, vai. Io la penso esattamente come Thomas e come Saluggia per il discorso, per dire, dello scudetto regalato, perché io credo che quello scudetto lì sia stato vinto per demerito dell'Inter, ma io questo l'ho sempre vinto sostenuto. Vinto dal Milan più per demerito dell'Inter che per... Poi, io credo che Inzaghi sia riuscito in qualche modo a colmare questa cosa, seppur lo scorso anno abbia avuto un andamento non costante, perché comunque in Champions giocavi in un modo, in campionato giocavi in maniera tutt'altro che spumeggiante, come invece hai dimostrato quest'anno, e quindi sicuramente il rischio c'è stato veramente in maniera importante di un esonero, magari non di un esonero, ma comunque di un cambio fine stagione. Invece c'è stata brava, secondo me, la società, Marotta stesso, ma Zhang, anche perché Zhang, sinceramente, da quel poco che abbiamo visto anche sui social e quant'altro, mi sembra molto legato all'allenatore. Sì. Ricordo un sondaggio su uno dei siti che vanno per la maggiore a livello sportivo, vorreste tenere Inzaghi o l'arrivo di Stankovic? Vinse Stankovic il sondaggio. Sì, penso un po'. Cioè per dire come i risultati cambiano davvero la percezione del tifoso. Ma lasciatemi dire una cosa, ma ci sono degli errori? Che sono imperdonabili, capito? Però io credo che sia riuscito a colmarli. È riuscito a colmarli. Sta tentando di farsi perdonare, ma quell'errore là è un errore imperdonabile. Vero. Prima di buttavo là una roba così da bar sport, e dicevo, per me può vincere 12 scudetti di fila, però rimane quella macchia pazzesca. È vero. Hai capito? Però Danilo, quest'anno bisogna dargli atto. Ma ci rendiamo conto? È vero quello che dici. Ma come è vero? Ma anche Herrera a Manto ha dato lo scudetto alla Juve, allora, che vuol dire? Si arriva dopo. Scusami, poi io ti dico. Stavo finendo di sì, scusa. Adesso magari tenterò di farvi sorridere. Io non avrei mai immaginato di vivere un derby entusiasmante come quello dell'altro giorno. Diciamo. Cioè, vinci il derby, vinci e lo scudetto, vinci... Io dopo i derby dell'80-81 e 82-83 non avrei mai più immaginato di vivere un derby così meraviglioso. Ok, quindi stai facendo un complimento in Zaghi, indirettamente, ma neanche troppo. Volevo sentire anche lui. Sì, scusa, volevo rispondere a lui. Quello che dice è tutto vero, però bisogna dargli atto quest'anno che sugli errori è migliorato molto in Zaghi. Ma anche sulla valutazione dei giocatori, sui cambi, sulle valutazioni di gioco. È cambiata un po' l'Inter. L'anno scorso ha fatto 12 sconfitte. Sì, ha fatto anche la finale di Champions. Sì, va bene, ha vero, vinto due trofei. Questa finale di Champions, però, quanto la meno. Per quanto riguarda lo scudetto, l'Inter ha sbagliato tutto quell'anno lì quando l'ha vinto il Milan, però merito anche al Milan, che è stato bravo poi a non perdere merito più una partita. Non ha perso più una partita. Non ha perso più una partita. Luca, è cambiata? Però non ha perso più. Era già nostro, ma che merito al Milan? Inzaghi, ragazzi, per favore. Inzaghi dove lo mettiamo adesso nella categoria degli allenatori? Negli ottimi allenatori? Assolutamente sì. Non tra i grandi ancora? Beh, insomma, o sì? Sì, attualmente sì. Più che uno scudetto, Supercoppa, Coppa Italia, una finale Champions, che cosa deve fare di più? Le narrazioni ridanciane non fanno albo d'oro, no? Ci sono nella storia degli scudetti e delle coppe perse clamorosamente, per errori degli allenatori, per errori della squadra, per fato, non si sa. Cioè tu dici Ancelotti dopo Istanbul non doveva più circolare, se la narrazione ridanciana è questa, sì. Però se si può essere obiettivi una volta e sportivi, riconoscere anche quello che ha fatto un altro. Mi ricordo uno scudetto perso dal Milan con 7 punti di vantaggio sull'Inter, non c'è stata una mattanza in piazza per questo e nessuno ha imputato. Sono cose che succedono nello sport e nel calcio. C'è un contraccolpo, perché non è una questione di derby o una questione di rado a Bologna, è questione che dopo quel derby l'Inter fece 7 punti in 7 partite e quindi evidentemente c'erano stati problemi che sono andati al di là di Inzaghi, ma che possono capitare. Voglio dire, oggi la narrazione parla di una squadra che 2 anni fa ha vinto il campionato e l'allenatore è finito sulle forche caudine. Pensa che 3 anni fa il Milan arrivava secondo dietro all'Inter con 14 punti e i milanisti erano tutti contenti, erano 7 anni che galleggiavano al 12° posto. È una questione di serenità e di onestà di giudizio. Poi dopo, ripeto, lo sport è questo, ci sono delle cose in cui sì, il cammino del Milan nell'ultima parte del campionato dell'anno scorso, di 2 anni fa, nella seconda parte è stato a suon di record,
non c'era più nulla da dire, dopo uno può dire quello non che diciamo gli pare. Diciamo che Inzaghi è un grande le squadre non sempre, Herrera, soprattutto nelle coppe, non vincono tomba, le più forti, vincono le migliori. Le migliori le di migliori quella stagione. Sì, come i mondiali, come gli europei, come spesso come certo, le coppe dei campioni. Certo. Non so se il Real Madrid sia più forte del Manchester City. Nelle due partite è stato migliore. È stato più fortunato. Io la fortuna nello sport non credo tanto, non ci credo molto, perché te la procuri e le cose vanno come devono andare. Ma insomma, cioè, alla fine bisogna riconoscere che questa signora che aveva passato, fra l'altro durante i 9 scudetti della Juventus, Lazio era l'unica squadra che era riuscita a vincicchiare qualche cosa. Ti dirò di cosa. Più, se non ci fosse stata questa parentesi orribile del Covid, ma... Che cosa? No, dico la Lazio. No, beh, adesso rinviano sullo scudetto orribile del Covid, non so. Eh? Io parlo con i fatti. No, no, certo, Inzaghi però... è stato alla Lazio l'unico allenatore che ha vincicchiato una Coppa Italia, una Supercoppa contro l'Inter, quindi insomma, delle qualità le ha. Mi pare che il suo percorso poi ragazzi, sia con Inzaghi, l'Inter con le rivali quando si è alzata l'asticella, per esempio in Champions non andava agli ottavi da 10 anni. Fare la finale non è che è stata una cosa isolata, ci cioè, ha vinto delle partite. No, un ma poi tu ci tieni alle vittorie al dei City. Ma tu Danilo ci tieni alle vittorie nei derby, Inzaghi. Al City Danilo, e, Danilo, e in tu pratica ci tieni... ci avevamo già la stella sulla maglia, gliela strappata. Però tu Danilo ci tieni alle vittorie nei derby, no? Nei derby questo è un record, 6 derby consecutivi con la Juventus, è l'allenatore che ha vinto più finali tra tutti gli allenatori, che ha vinto spesso con Juve, con Milan, partite internazionali. Anche dal punto di vista del gioco è una squadra che riempie lo stadio sempre, apprezzata da tutti. Come si fa a non la riconoscere la settimana scorsa dopo Manchester City Real Madrid io ho letto decine di gente che scriveva che Ancelotti è diventato un catenacciaro e ha vinto tutto per fortuna nella sua vita e che Guardiola, il calcio di Guardiola è noioso, ripetitivo e improduttivo. Quindi sai, ripeto, le narrazioni ridanciane contano niente. Alla fine contano gli albi d'oro, conta il lavoro che uno fa e oggi fra gli allenatori italiani e probabilmente europei, perché al di là no, non credo che l'eliminazione con l'Atletico Madrid sia colpa di Simone Inzaghi. Le partite vanno in un certo modo in certi momenti e soprattutto nelle coppe europee, come dimostrano i fatti. Lo faremo santo una squadra, questo no, non lo faremo santo, ma basta essere è vero, un pochino no? più facciamo santo, obiettivi sì, in Piazza Duomo sportivi, c'erano delle immagini Inzaghi che benediva esatto. Donne, sì, si fa per giocare. Cioè, il primo tempo 1-0-0. Molto meglio il Toro. Il Toro, ce la faccio schifare. No, ma ascolta, sono qua con le ciabatte, io cosa devo fare? Mi sto fumando il sigaro. Cioè, mi stai guardando come a dire, per venire a vedere sto tempo me ne stavo a casa con mia madre a mangiarmi il fatto di pasta. L'arrosto. Quello, l'arrosto. Lo sguardo è stato quello. Però l'arrosto. Voglio dire, è una partita che purtroppo non l'Inter ha... male, Tommy. L'Inter male. È pazzesco come Juric riesca a imbrigliare sullo 0-0 chiunque. Il problema è che quando gioca con le medie piccole è uno svantaggio perché certo, dovrebbe usare quando gioca però con le grandi mette in riesce spesso fin quando tu non la sblocchi diventa di però c'è allora, un problema c'è un problema prima di andare in quanto ci vuole a dire questo problema ora 20 dai, secondi non di più no il problema grosso è che è vero il Toro è facilitato in queste partite però il problema è la resistenza che hai perché tu perché gestisci cala. Bene sì gestisci bene il primo tempo magari i prossimi 10 minuti li gestisci in ugual modo dei primi 47 che abbiamo visto, ma poi il problema è che non hai nessuno sulla panchina. Alla la differenza che c'è tra il Toro e l'Inter, per alla dire. Lunga concedi. Paolo, per una volta... Ci dobbiamo fermare, al volo, Dani, ti prego. Sono in ritardissimo, vai. Per una volta sono d'accordo con Luca. Su cosa? Che del domani non c'è certezza. Oh, Lorenzo il Magnifico. Ragazzi, perché? No, ma sai perché? Forse non mi avete seguito. Felix. Quando ho detto che io non avrei mai immaginato di vivere un derby più entusiasmante, fantascientifico, eccetera, eccetera, che mi ha fatto veramente palpitare il cuore, come i quattro derby dei campionati 80-81 e 82-83. Un grande complimento a Simone Inzaghi. Visto che mai giocati quei quattro derby, perché il Milan non era in A, no? Perché qualcuno che magari a casa non ha colto. Giusto, hai fatto bene. 6 tiri per l'Inter, 5 per il Toro, 2 però di questi in porta per il Toro, solo 1 per l'Inter, 4 corner per la squadra di Juric, 0 per i nerazzurri, a testimonianza che a San Siro si vive la festa, esatto. Oggi tra l'altro anche il tempo è magnanimo con i tifosi dell'Inter, perché non piove, non è prevista pioggia. Ma poi non hanno neanche più l'ambizione di andare a inseguire il record dei punti. Non c'è più niente. Dico. Perché con gli europei alle porte,
che saranno, tutti questi giocheranno gli europei, ma perché mi devo rompere oggi, mi devo faticare oggi, così. È una partita che posso benissimo lasciare. Un bel allenamento, dai. Sì, cioè l'unico che ci tiene è il Toro, infatti il Toro è sul pezzo. Sì. Cioè, il Toro sulle c'è. Seconde palle, quasi sempre c'è arriva il primo. Toro. Sì. Prima degli up and down di Michele, Danilo però voleva fare un saluto e ci uniamo al tuo saluto, Dani, a questa sì, ragazza. Saluto una bambina meravigliosa, si chiama Francesca, io uso il superlativo quando la chiamo, quando le scrivo, eccetera, eccetera, uso il superlativo Franceschissima, una bambina meravigliosa, interista, cara Francesca, un grande saluto, ti penso sempre, un grande saluto a te, a tua mamma e a tuo papà. Forza Franceschissima, forza, forza, brava, brava, sei bella, un sei abbraccio, dolce. Un abbraccio a Francesca anche ricordo, da parte nostra. Mi ricordo quella canzone che comincia, bella, tanto bella, dolce, tanto dolce, cos'è? Cos'è? Io lo so, facciamolo dire ancora, ma la vita è tutto un quiz. Morelli, per te anche questo. No, sembra di essere al quizzone. Oggi rischia tutto, cos'è? Diretta studio Telemike. Qua abbiamo cambiato materia però, siamo sulla musica. Sì. Lo so, hai detto niente. La indovino con una. Niente, dai. Non la sa nessuno, Dani. Dillo tu. Io? Non me la sono dimenticata. Bella, tanto bella, dolce, tanto dolce. Hai visto, Luca? No, ma non mi ricordo quello che ha detto un secondo fa. E poi non lo so come fa, ma chi è? Di chi è? Quello che cantava Un granello di sabbia, come si chiama? No. Non sai manco sapete tu. Neanche quello. Ma scusa, tu fai l'indovinello a noi, non sai neanche c'è tu un vuoto di, c'è un vuoto di memoria. Ma puoi fare l'indovinello a noi? Ma no, ma andate su internet e digitate la canzone che... Che comincia Vianello. Dolce, Vianello. Tanto dolce, bella, tanto bella. Vianello. Non sì. È Vianello quello del granello di sabbia. Del granello di sabbia. Si sì. Chiama? Adesso andiamo a vedere, poi vi dico tutto. Cara Franceschissima, ti saluto. Saluto, Nico brava. Fidenco. Nico Fidenco. Fidenco. Ignoravo la sua ma tuo esistenza. Suzy Wong! Ma tuo Suzy Wong, dove sei tu? Suzy Wong, bella, tanto bella, dolce, tanto dolce, ti ho visto tra la folla e ora non ci sei più. Non ti incazzare sempre, anche quando canti le canzoni. Scusa Danilo, ma se ti dico ho fatto un sogno. Però dai anche ma, tu. No, questa è per arrivare ai giorni nostri, perché oggi... Quella Danilo. È un'altra trasmissione, Sarabanda. Voglio gli up and down dell'Inter. Ma dovrei Simone Barbato? Ho fatto un sogno che la canzone di oggi dello scudetto. Quindi volevo capire se Danilo tra Madame Rosvillen e Tananai aveva sentito e gli piaceva la nuova promossa. Danilo tutti i concerti di Tananai ha visto. Se aveva promosso la nuova canzone. No, io sono per Massimo Ranieri e finita lì. È rimasta qualche anno. Fine. E poi per la canzone è finito. Se tu mi fai una domanda sulla musica, mi devi lasciare finire. No. Pensavo l'avessi sentita. Tu non dai la più bella canzone. Mamma mia. Allora andate a vedere su internet. La più bella canzone melodica di sempre italiana di tutti i tempi è Chiesetta Alpina, cantata dalla prozia di mia moglie. Va bene, attenzione. Memè Bianchi, Memè Bianchi. Up and down, Michele, vai. Up and down, allora. Chiesetta Alpina. Lo avevo citato Nicolò Barella, e lo metto anche negli up and down. È uno 0-0 abbastanza scialbo. Sono d'accordo quando Marcello diceva, insomma, il Torino si è visto forse avere qualcosina in più. Quindi do 6.5 a 3 giocatori che si sono elevati un pochino sopra la sufficienza. Vai. Barella e Mkhitaryan anche per il fatto di essere ancora una volta sempre... lui le affronta tutte nello stesso modo. Quindi 6.5 sia Barella che a Mkhitaryan e poi De Vrij che oggi sostituisce Acerbi e dietro sia di testa, il Torino ha avuto diversi calci d'angolo, insomma. Però Zapata l'aveva trovato in esatto. Tempo. Non sono d'accordo su De Vrij. No? Su De Vrij non sono d'accordo perché... Accetti il consiglio, Michi? Sì. Non mi è piaciuto. Gli vogliamo dare 6? Ma no, per me è un 5.5. Addirittura. Sono più vicino a se andiamo a vedere il colpo di testa di Zapata, gli ha mangiato in testa e un'azione successiva si è fatto uccellare. Vediamo se accetta il consiglio dallo studio Michele. Vabbè, possiamo andare a 6. Quello che ho visto io. Okay. No? Allora Barella e Mkhitaryan 6.5, De Vrij 6, una media tra il 6.5 di Michele e il 5.5 di Thomas. Come un 5 darei Lautaro io.
Chi scende? Ci sono dei giocatori che scendono? Ecco, sulle insufficienze sì, l'attacco abbastanza, però Thuram qualcosina, e quindi Thuram sì, non lo metterei. 5 e mezzo Lautaro sì. Thomas? Cialanoglu 5 e mezzo. 5 Lautaro. Cialanoglu 5 e mezzo, ci ha abituato insomma a farci. 6, dai, 5 e mezzo. 5. Io queste cose da 5 al 7 no, l'ho sempre detto, non l'ho mai capito. Difficoltà, 5 al 6 ti viene più. Ma perché 5 al 6 è più alto di 5 e mezzo? Certo. Più sufficienza. Cioè siamo a sto livello. 5,75. Io non l'ho mai capito, sto cosa che solo da Marcello, l'ho imparato da Marcello questa cosa. Dal 6 al 7, sì, 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 no, ma quella che a scuola te li danno certo. Da 5 al 6. Ah, sì, oggi? Sì, sì, adesso, sì. Ah, quindi 5, allora, non è che c'hai 93 no, anni. No, pensavo fosse una cosa vecchia. No, io ho mai ma sentito. A scuola io c'erano. No, ah, ok. Allora è una cosa nord-sud, forse. Non ho mai sentito. Siamo a. Scuola mia non esiste a 5 al 6. Tu stai a sud. Va bene. Quindi 5 al 6 non esiste. No, 5, 5 e mezzo, 6, 6 metri. Troppe parentesi. Lautaro 5 e mezzo. Poi. Lautaro 5 e mezzo. Abbiamo detto Cialanoglu 5 e mezzo. Cialanoglu 5 e mezzo. E un terzo non deve esserci per forza. No, un terzo non c'è. Se non ce l'hai, non ce l'hai. Abbiamo messo poi anche De Vrij 6. Ma. Va bene. Regia, volete che vi ripetiamo gli up and down? Perfetto, li allora, ripetiamo. Barella, Barella Mkhitaryan, Mkhitaryan e o Mkhitaryan 6 e mezzo. Aspetta, Barella e Mkhitaryan 6 e mezzo. Perfetto. De Vrij 6. De Vrij 6. E questi sono quelli che salgono. Salgono. Ne scendono solo due. Scendono due, Cialanoglu, Lautaro, 5 e mezzo. Concordiamo con i voti ma di Michele? Barella c'ha la sufficienza assicurata sempre. E Barella? Barella, e sempre e comunque. È una critica questa sei tua? Mezzo. Tu dici perché 6 e mezzo? Ma era in partita, non... Barella? Sì. Sì, Barella secondo me sì. 6 e mezzo mi sembra tanto. Ah, 6 e mezzo, avessi detto un no. Un punto in meno. Sì, infatti, no. Sono tutti sul 6, le sufficienze, quelli che hanno giocato. Per il resto poi è stata una partita che il Torino ha giocato secondo me meglio. Sì. Più okay. Ordinata e più attenta. È con più attenta e con più fame, sicuramente con più fame. L'Inter sta festeggiando. Le occasioni l'ha avuto il tono. Sì, ma dico l'Inter sta festeggiando, Marcello, dai, si ma vede. Ci sta tranquillo. È una partita che non deve chiedere niente, esatto. Nemmeno ripeto il record di punti, niente di più. Guarda i giocatori, a posto di guardare il campo, guardano i tifosi. Ma infatti proprio per i tifosi, vero, quello è il maggiore stimolo, perché in queste partite capita che, a parte gli abbonati, c'è tanta gente che ha preso il biglietto sperando che poi potesse indovinare la data e quindi io conosco tantissima gente che oggi è arrivata perché aveva il biglietto da dicembre. Un momento di emozione, me lo permetti? Prego. Non da dicembre. Allora, il 4 aprile saranno 75 anni dal... 5 maggio. Il 4 maggio. Saranno 75 anni dalla sciagura di Superga. Sì. E io ero piccolissimo, quasi bambino, e mi ricordo ancora che il 30 aprile si giocò Inter-Torino, l'ultima partita del grande Torino, e poi sarebbero tutti morti in quella pazzesca sciagura, finì 0-0, il Torino sarebbe stato il quinto, mi pare, scudetto consecutivo. Se non vi emozionate troppo, poi parleremo sicuramente d'altro. C'ho la stampa del 5 maggio 1949 che fece piangere, cioè non la stampa, ma la sciagura, veramente non è retorica, fece piangere tutta Italia. Ah beh, certo. Tutta Italia, sì. Tra l'altro, io Mariana... volevo salutare, prego. Anzi, lui dovrebbe già sapere che lo vado a trovare settimana prossima, il mio amico quasi fraterno Sandro Mazzola. Con altri due colleghi andiamo a trovarlo. Andate a trovarlo. Tanto Mariana, tu abiti grande vicino, grande Sandro, no? ciao. Giusto? Io abito vicino da quando sono nata, ovviamente, vabbè, non posso ripercorrere la storia come la ripercorre in maniera egregia Danilo, però sinceramente sono cresciuta appunto con le dicerie anche di mio nonno, che era tifoso e tra l'altro abita proprio sotto Superga, quindi io sono nata con il culto di Superga, ovviamente certo. Il 4 maggio parteciperò anche con le intemperie, perché solitamente piove, questa è la cosa. Sono che solitamente piove, cielo piange, sì, si direbbe, e infatti no? la cosa buona è che il Toro molto probabilmente giocherà il 3 in casa, quindi venerdì alle 20:45 dovrebbe essere così,
E la cosa bellissima è andare allo stadio, perché c'è un'atmosfera, si crea un'atmosfera brilli, veramente unica. Immagino. Perché vengono proiettate le immagini del Grande Torino sui maxi schermi, la canzone ovviamente dedicata, si spengono tutte le luci e ovviamente si rimane soltanto con il telefono, con la torcia del telefono accesa. In silenzio. Ed è veramente, veramente emozionante. Sì. Immagino. E la canzone viene cantata in diretta da bordo campo, da centrocampo. E io invito sinceramente anche i non tifosi comunque ad assistere almeno una volta nella vita alla commemorazione del Grande Torino su Perga, perché è davvero unica. Immagino. È veramente unica. È una tragedia che evidentemente ha colpito e colpì tutti. Quindi sì, è da vivere, no? E spesso abbiamo visto i giocatori con i capitani in primis parlare, no? Nel giorno della commemorazione, ed è effettivamente molto, fatto, molto c'è commovente. Chi sostiene, forse anche Danilo a volte lo ha detto, che Valentino Mazzola potrebbe essere anche designato come il più grande italiano della storia. C'è chi dice Meazza, chi Valentino Mazzola, chi per andare ai giorni nostri ha detto Baggio Totti, Maldini, non lo so. Tu Danilo hai il tuo più grande? Ognuno ha il suo, penso, no? Valentino fu penalizzato dalla guerra, capito? Perché forse staremmo... Io quando avevo un buon rapporto con quello che sarete d'accordo con me, è considerato e sarà sempre considerato il più grande giornalista sportivo italiano di tutti i tempi, Gianni Brera, e ogni tanto lo portavo su discorsi nostalgici di questo tipo. E ogni tanto lui mi diceva il più grande di tutti è stato Valentino e poi mi diceva certo Valentino penalizzato dalla seconda guerra mondiale e poi magari mi diceva però il Peppino Meazza. Forse era... Era di più. E ognuno c'ha il suo. È iniziato il secondo tempo. Attenzione. Ci sono cambi? No, non ci sono. Non ci sono cambi. No. Luca, sei d'accordo sulla critica che prima si faceva verso Cairo, sul suo poco impegno negli investimenti? Sì, ma non è soltanto quello, è perché l'Atalanta insegna che si può fare un grande lavoro pluriennale, perché gli esempi del Bologna non sono molto calzanti, perché arrivava dodicesimo da 10 anni. E quindi può imbroccare una stagione, oppure gli anni d'oro dell'Udinese. Si può fare un buon lavoro se hai ti figli dei collaboratori. Attenzione. Scusa Luca. Attenzione Mkhitaryan che si fa mezzo campo per poi arrivare a ridosso dell'aria, viene atterrato, punizione e cartellino giallo. Siamo d'accordo sul giallo? Bisogna vedere l'uomo da dove arriva. Secondo allora, me sì, capire. Perché nel cartellino rosso la chiara occasione a gol ci deve essere il possesso e qua c'è la direzione e allora, la posizione dalla porta. Qui è un po' defilato sulla destra. Bravissimi Lautaro e Barella a orchestrare il centrocampo, davvero bravissimi. Imbucano per Mkhitaryan, parliamo di una situazione praticamente 2 contro 2, due giocatori dell'Inter, due del Torino. Vediamo Tamez mette giù Mkhitaryan. Però bisogna vedere il giocatore del Torino qua, no? Se avrebbe potuto chiudere l'occasione, quindi non sarebbe chiara occasione da gol e quindi giusto il giallo. Infatti anche adesso gli esperti, insomma, arbitri vari dello studio dicono un po' incastrato che essendoci anche Lovato al centro, la posizione diciamo è anche un po' defilata. Mkhitaryan da terra ha subito detto rosso. Vabbè, chiaro, perché lui magari non ha la percezione di tutti i giocatori. Ma oggi cosa te ne frega di gridare rosso rosso? Vediamo ragazzi, voi che dite? Allora, c'è il giocatore in mezzo con Thuram. Sai che però stava convergendo verso il portiere, vedendola dall'alto mi sembra però più però mi chiara. Sembra più Mkhitaryan che va addosso. Sì, però infatti Tamez, perché no, Mkhitaryan guadagna lo spazio, sì, si fa tra in mezzo e si va a incastrare lui tra le gambe di Tamez, che Tamez no, ma non vedendola non è dall'alto, che gli mette una, lo so, però Tamez non è che gli piomba addosso. No, però se tu sei dietro o anticipi sul pallone oppure ma non puoi spero, dai, per favore. Però la distanza, rivedendola dall'alto mi è sembrata chiara occasione da gol. Luca, giallo o rosso? Giallo, perché è vero che è Mkhitaryan che incrocia, poi è chiaro che inciampa, sì, però la dinamica dell'azione è molto chiara, il giallo è più che sufficiente, ma adesso il rosso secondo lo me rivedrà e darà rosso. Allora, l'hanno chiamata chiaramente perché credono che possa essere rosso. Vediamo per se Mauro sarà rosso. Paolo, sai perché ho cambiato idea? Perché io, vedendola dal basso, mi sembrava che Mkhitaryan stesse andando verso l'esterno. Quando l'ho vista dall'alto, invece, lo stop a seguire di Mkhitaryan è di destro verso la porta. Quindi lui si troverebbe... Va bene, però lo stop a seguire va verso l'esterno.
ciampa nell'avversario. Per me non è neanche giallo. Per me non è neanche giallo. Il calcio è uno sport di contatto, sì o no? Non è mica la palla. Questo è un regalo. Questo è rosso. Rosso, regalo rosso. Questo non è giusto. Ma è un regalo. Anche perché questo si va a vedere un'inquadratura comunque dall'alto. Già l'inquadratura invece vista ad altezza uomo è completamente diversa e ti dà proprio la percezione. La percezione dell'azione dove il giocatore non piomba addosso, l'altro si va a incartare nelle gambe del giocatore. No, ma non è Marianna, la cattiveria. Ma si ferma, no, si ferma. No, ho capito, guarda. Ma cioè, conta, guarda. Diciamo, dal punto di vista della direzione, Michele, verso la porta. Tamese, non dobbiamo, non è un fallo cattivo questo. Sì, ma rallentato. Ho capito, ma lo prende. Ma se tu sei prende, dietro, ma è un giallo. Ma questo non era rosso, Sta andando in mezzo, ci sono due giocatori. Tu dici, lo incrocia, impatta nelle gambe. Ma c'è qualcuno in questo studio che ha giocato a calcio? C'è qualcuno che ha giocato a calcio in questo studio? Non è neanche giallo. Ma io infatti ma Danilo, qua, Danilo, ma qua non è questione di cattiveria nell'intervento. No, è chiara occasione, dobbiamo stabilire se è chiara occasione da gol o no. Allora, ma non è chiara occasione da gol, questo rallenta pure. No? Cioè, allora, non è che sta raccontiamo la punizione. No, questo pure è rallentato, questo non era rosso. Punizione Inter, poi c'è l'antenore, poi commentiamo. Michi, due minuti di break. Gravissima ingiustizia che ha rovinato una partita. Io ritengo addirittura, io vado in scia di Danilo. Per me non è nemmeno punizione, guarda cosa ti dico. Perché è Mkhitaryan che si va a incastrare su Tamez, che non fa niente, cerca solo di frapporsi, di mettersi lì in mezzo, ma quello che gli va addosso è Mkhitaryan. Cioè, Michele ne fa un discorso di circolazione. Queste decisioni qua ti fanno sempre più odiare il VAR. Quando c'è un tamponamento è sempre colpa di chi è dietro. Sì, giusto, va bene, punizione, giallo... basta, finita lì, non è che ha l'occasione del gol, non è un fallo cattivo, non è neanche fallo a momenti, quindi Io capisco il giallo, capisco allora, il giallo è stato espulso se uno dice... per chiara occasione da gol, questo non c'è non per la gravità del fallo, certo. Perché hanno ritenuto che lo fosse e non è una chiara occasione e non lo è quella è diciamo la discriminante, ma poi sempre storia, cioè l'arbitro che in campo che vede le cose, c'ha gli assistenti eccetera, c'è sempre sto VAR che poi quando ti chiama ti fa cambiare sempre l'opinione. E ti fa vedere anche l'opinione. L'inquadratura sbagliata, perché non ne fai vedere l'opinione. Non posso fare una volta. Poi io capisco un'azione in area, fallo di rigore, cioè... Ma una roba del genere, fuori area e stai lì, lo richiami, eccetera. Ma cosa c'entra? Per il rosso il VAR può intervenire, Marcello. È una delle quattro casistiche il rosso. Ma lì, a te ti va sempre bene tu. L'arbitro vede dal voi campo. Voi dovete chiudere in bellezza oggi, capisci? Cioè, visto che il VAR quest'anno è stato amico tutto l'anno, facciamo anche nel giorno della festa. Il VAR ti ripropone un'immagine che dice, guarda, tu vieni a rivedere l'arbitro. E anche da quell'immagine lì che tu mi riproponi, io siccome gli occhi ce l'ho, come ce l'hai varista, io vedo che non c'è il fallo. E invece lei rivedendola dall'alto ha fatto come me, ha cambiato idea vedendola dall'alto. Per me non c'è manco il fallo. Per te. Attenzione, Marianna, Thomas, all'Inter. Marianna e Thomas, cosa ne pensate? No, per me il rosso non ci sta, perché così rovini le partite. Purtroppo il regolamento dice questo, perché questo un regolamento assurdo. Lo so, è assurdo. Allora era chiara occasione da gol per te? Sì, no, per me no. Però per quanto allora per loro lo è stato. C'è un giallo e basta, già è sufficiente. Però per il regolamento è chiara occasione da gol e quindi capiamoci, no. Il regolamento dice che viene espulso se fai fallo. Scusa Paolo, c'è Barella per Lautaro. Lautaro a centro aria, circondato da 4. Allora scarica su Mkhitaryan che allarga per Çalhanoğlu. Il tiro di sinistra, il gol di Hakan Çalhanoğlu, che arriva a 12 gol in Serie A, il suo record. Inter in vantaggio con una bella azione da destra a sinistra. Barella, Lautaro vedono l'uomo a sinistra, Çalhanoğlu libero, che si coordina con una mezza girata di sinistro in diagonale. Milinkovic che non accenna nemmeno al tuffo, la posizione era ravvicinata e la palla va nell'angolo alla sinistra del portiere del Torino. Inter in vantaggio. Michele, sai che titolo avrei fatto se fossi ancora alla notte, se ci fosse ancora la notte? Mamma li turchi, punto esclamativo. Molto bella la coordinazione con il sinistro di Çalhanoğlu. Forse c'è la Torino deviazione. Che ha ballato un po' in difesa anche in virtù del fatto che c'ha un uomo in meno, evidentemente. Certo. No? Questa è la classifica con l'Inter che andrà a 89. Hai spostato tutta l'inezia della partita da una parte. No, bravo, però molto bravo Çalhanoğlu. Sì, la schiaccia col bene. Sinistro, davvero una bella coordinazione. No, non l'ha toccata nessuno, Marcello. No, non l'hanno toccata. Bellanova non l'ha toccata. Rimbalza. Ennesimo bel gol del giocatore turco in questo campionato. Campionato che arriva pochi minuti dopo un'espulsione. Ah, dicevamo, allora,
viene espulso se il fallo è su chiara occasione da gol. Però okay, poi il fatto che fosse o meno chiara occasione da gol, questo lo decidiamo noi, lo decide l'arbitro. Ho capito, però se l'arbitro rispetta il regolamento. Deve valutare possesso, se l'arbitro direzione, dà l'ammonizione secondo il suo punto di vista, ma dall'alto poi vedono che magari è chiara occasione da gol perché il centrale è molto ma più lo spostato. Era? Ma sì, lo Lovato era, era a marcare un altro da un'altra quindi, parte. Okay, sì. Quindi mi stai dicendo che per te è giusta l'espulsione? No, certo. per me no, per quanto mi riguarda stare me per... no. No, ma per te in no, base alle regole per il regolamento sì, okay, perché il centrale non è attaccato al giocatore del Toro ma è spostato verso il centro. Mentre in tanti qua stanno dicendo che anche per il regolamento quella non era chiara occasione da gol, perché Mkhitaryan tocca la palla e va verso l'esterno. In mezzo c'è un giocatore del Torino. È molto staccato, Paolo. Però quello è opinabile, no? Lo so, però è staccato. Ma secondo me, anche se le interpretazioni del regolamento, non è che esiste il regolamento che dice quello. Il regolamento è vago. Ognuno interpreta vago come vuole, Tommy lo interpreta vago, così, ne vediamo una diversa dall'altra, perché poi non c'è attenzione, mai Turan, rigore, rigore anticipato, rigore. Anche se qua lo voglio rivedere, farli festeggiare, oggi bisogna credo che sia nettissimo, voglio capire se è andato su, se ha preso il pallone o no, vediamo un attimo. Mi sembra nettissimo, vediamo. Bastoni vuole l'espulsione anche di questo. A me sembra che prende il pallone. Vediamo. No, Palla piena o no? Mettigli la scarpa. È quello che dicevo ai giocatori dell'Inter quando entravano negli spogliatoi prima della partita. Mi ricordo una volta a Serena, gli dissi metti la scarpa. Scusa Danilo, parte Çalhanoğlu contro Milinković-Savić, il numero 20 dell'Inter, che insegue dei record. Poi vi dirò, vediamo prima come va. Il tiro di Çalhanoğlu, tiro. Mamma mia. Gol! Mamma dove l'ha tirato. Çalhanoğlu, che fa 16 rigori consecutivi in Serie A, 17 con l'Inter. Raggiunge Pazzini, è il record nella storia del campionato, e Sanchez a bordo campo fa adesso tocca a me e chiede il cambio. 13 gol per Çalhanoğlu. Specifica, record nella storia del campionato italiano divisione nazionale Serie A? Sì, rigori consecutivi. Sì, appunto. Un bel gol. Quel gol ti è piaciuto molto. Molto. Lo so. Molto. Avete fatto santo anche il signor... Chi? Marotta. Va verso la stella personale. Ex 7 Juve. Scudetti e mezzo con loro, 2 con noi. Ex Juve. Altro che... E lì Marotta League come la spieghiamo? Cioè va fatto vincere 7 scudetti oggi, e mezzo. Va fatto vincere 7 scudetti e mezzo, non era Marotta League là. No. Perché noi non era Paratici League. Noi abbiamo avuto mai il VAR a favore. Cioè vai a vedere... Ma come no? Dal 17-18 che è nato il VAR. È stata la squadra ma che 17-18, Inter-Juve 2-3, Vesino espulso dopo 10 minuti. Inter-Juve 2-3, il Napoli. Chiedi a qualche napoletano. Chiamiamo a qualcuno di Napoli. Adesso te ne vai a festeggiare, vai. Vado. 8 km. Segui il corner, va. Il corner. 82 minuti di gioco, non mi ricorda Inter-Juve 2-3. La ricorda Danilo per Santon, per Icardi, ti ricordi? L'intelligentone. Eravamo in 10 dal decimo minuto, perché il VAR, Marcello... Toglie Icardi e mette Santon. E poi è diventato anche campione d'Italia. Col Napoli però. Spalletti. Buchanan, Inter in avanti, ora tutto... Con tutto l'organico, Inter prova ad andare nell'area del Torino. Sanchez, tutta forza. Se inventa qualcosa per Frattesi all'indietro. Arnautović, Lautaro, il tiro. Lautaro male, troppo ragazzi. Centrale, il tiro di Lautaro che si arrabbia, voleva segnare. Senza rigore, senza espulsione, eravamo 0-0. Nel calcio esistono i rigori, esistono le espulsioni. Sta spingendo. Sì, nel senso esistono, 10 esistono. Marotta è arrivato nel gotha dei grandi dirigenti insieme a Galliani... Lo possiamo mettere lì? No, un momento, no, hanno ruoli diversi. Andriani è un amministratore delegato. Marotta pure. Ho capito, però fa facente funzioni. È un direttore sportivo eccellente, sceglie bene i giocatori. Per carità, lì ti va anche bene, perché onestamente con Mkhitaryan, con Acerbi, con altri giocatori... sono scommesse, perché non puoi mai pensare che abbiano un rendimento come quello, però
sono ruoli differenti, cioè se io penso all'Odio, a Giuliano, Boniperti. Però scusa, Galliani, però sta, Galliani sta a Marotta come Braida sta ad Ausilio. Cioè... Sì, no, Ausilio è il direttore sportivo. Mentre Marotta Galliani non ha mai fatto il mercato. Chi? Amministratore delegato. Ma neanche Marotta però. Lo fa Ausilio, lo fa Bacin. Dai, non scherzare. Beh, Marotta, ma scusa, Marotta io non credo che vada a scolare i giocatori. È CEO Sport, CEO Aria Sport. Antonello è CEO Corporate. Sì, però sono, cioè, possiamo parlarne fino a stasera. Sono due ruoli diversi. Tu vedi due ruoli diversi? Sì, sì. Invece dico che la differenza è che le coppe campioni, che ha fatto tre finali, due con la Juve e una con l'Inter, ha perse. Questo è il punto, mentre Allodi, Galliani hanno vinto anche in Europa, certo. Che a volte io mi arrabbio quando mettono Allegri nella stessa frase con Mourinho, e dico Mourinho ha vinto le coppe internazionali, Allegri le finali ha perse, secondo me quello cambia un po'. Marotta numero uno forse oggi, possiamo essere tutti d'accordo, in Italia. Se poi vogliamo parlare tutti i dirigenti della storia del calcio, nei prossimi tre anni un trofeo come l'unica la Coppa roba Campioni è che ex Juve, eh? Gli manca. Ex Juve, ragazzi. Poi siamo arrivare per la pulizia etnica, gli ex qua, di quelle due lì. Poi da dire che come campionati, a 10 campionati, gli ex di quelle due lì. A livello italiano batte tutti a livello italiano. Hai vinto però con gli ex. No, gli ex sei tornato a vincere. Se c'hanno quel marchio lì. Tu grazie agli ex sei tornato a vincere. Come? Grazie agli ex juventini sei tornato a vincere. Conte, Marotta, Lautaro palla in mezzo, male, calcio d'angolo ancora, bella sventagliata di Sanchez per Lautaro che prova di prima a cercare Arnautovic, ma chiusura in calcio d'angolo di Masina che abbiamo detto è rientrato al posto di Rodriguez. 5 minuti al termine, sempre 2-0, la doppietta di Calhanoglu in 4 minuti. Qual è quest'altro? Vabbè. Calcio d'angolo per l'Inter, vediamo. Non so se hai visto, Michele, è venuto fuori uno striscione a San Siro, una curva dell'Inter, sì. 14 più 6 sì. Uguale 2 stelle. 14 più 6? Sì. Vabbè, si fa sempre riferimento forse al famoso scudetto del 2006, perché quello era il 14esimo. Attenzione a Slani, il tiro, palla leggermente deviata, vediamo, dovrebbe essere rimessa dal fondo. Pensa che il 2006-2007 fu proprio la stagione in cui l'Inter lo vinse, come quest'anno la matematica, il 22 aprile. E in quella stagione l'Inter festeggiò a San Siro in Inter-Torino 3-0. Segnò Maicon un gol bellissimo, quindi chissà che possa ancora essere corsi, cioè, di ma qual è la polemica? Cioè ci sarebbero sei scudetti? Non ho capito. Sì, è riferimento allo scudetto del 2006. Sì, perché se uno dice 14 vuol dire che fa riferimento a quello che lo ritiene uno scudetto, solita... Certo. Però siete... E Dale Campeon, cos'è, milanese? Abbiamo... Ma per capire le vostre battute Dale Campeon bisogna sforzarsi. Non lo so, chiedo. Campeon. Era il coro della Chapecoense, quella squadra che è caduta sì. In aereo, era Dale Campeon. Quindi... E quindi non capisco cosa c'entri. Perché sì, non... Dico, è spagnolo. Spagnolo. Sarà per Sanchez. Ok, no, immaginavo fosse spagnolo. Sarà siccome non capivo perché mettere lo striscione in spagnolo. Noi triplete, campeon, siamo un po' internazionali. Quando vedi i tennisti uzbechi che dicono vamos, ma vamos. C'è anche l'evento storico del primo scudetto della storia senza il presidente in tribuna, che non è male. Infatti, sei collegato, effettivamente si è collegato un unicum, sul cellulare in campo alla fine della, quando c'è stata la matematica. Anche questa è stata una cosa. Tra l'altro, anche la chat con i giocatori il giorno dopo, chi era dal letto, chi era insomma in chat molto informale, è stata divertente anche quella. No, ma il bello è che quest'anno, no, se tu vai sui social, no, e tu ti permetti di fare una battuta sul VAR. Cioè, gli interisti che hanno rosicato per anni, cioè hanno sempre fatto polemiche loro su tutto, quest'anno ti dicono, ecco, rosichi, non ti passa più, vai dal medico, stai soffrendo. Ma cioè, siete stati 9 anni a guardare gli altri a polemizzare. Gli altri che vincevano 9 scudetti ma di che fila, cosa voi dici? Polemizzavate ma e adesso dici? Per uno vi fanno 4 battute parla... sul vostro argomento preferito, ma i rigori, i VAR, gli episodi arbitrali, stai rosicando. Ma sì, ma parliamo anche del 16 aprile 1961. No, lei non è indimenticabile. Ma no, ma ti ricordo come delle se robe così. 14, 16 aprile 1961. Una delle robe più pazzesche di tutti i tempi, invadono il campo e gli fanno rifare la partita. Ma non è vero, non è stato invaso il campo. Invadono il campo e gli fanno rifare la partita. Ma non è vero. C'è un scudetto Inter, se lo c'ho preso loro. Ci prova ancora Ilic. Chi era il presidente della federazione, caro Danilo? Ma mola, fai la cronaca. Chi era il presidente? Però provo chi è. Umberto Agnelli. Che non Umberto aveva invaso Agnelli, nessuno, c'era stata una presidente partita analoga, dove purtroppo in quei tempi si aprivano anche i cancelli, non c'era troppa gente, col Milan,
Uguale col Milan, la gente arrivò ai bordi campo, la partita si giocò tranquillamente, quelli del Milan non ebbero nulla da dire. Non è giochi vero. Con loro, non esiste, non casino. Era vero. Non è hanno vero. Fatto sospendere, non ma ci scenario fece sospendere quella partita. Gente, non ero nato, ma mi sono l'arbitro, documentato. L'arbitro, il signor Gambarotta di Genova, sì, Gambarotta, non sospese la partita. Gamba di come no? Ci dobbiamo fermare. Stai facendo? Stai srotolando la si prepara. Addobba. Far vedere come vai in giro così. Così adesso se la mette addosso sembra quella dell'Italia. No, ma poi 3 anni fa c'era il Covid, era un po' più tutto, sì, ci fu la festa spontanea, ma non quella con la squadra in piazza, quindi diciamo che dal 2010, caro Danilo, che non andiamo con la squadra in Piazza Duomo. Ed era, anzi, nel 2010 c'era la finale di Champions, quindi abbiamo dovuto pure aspettare. Pullman, Io ti voglio vedere aggrappato lì. Vogliamo le immagini, Michele, Sì, sì. Aspettiamo. No, però devo dire la verità. Per la simpatia che mi lega a lui, anche se interista. Però lui se lo merita. Ma certo, credo, certo. Perché Thomas, lui è veramente Thomas, uno che... Thomas. Anche Thomas. Anche Thomas. No, io qui devo dire che... Si merita cosa? Danilo. Anche Danilo. Cosa si merita, persona. Scusa, Marcello? Un po' di gioia. Borrell, Un po' di gioia, dice Marcello. Lo scudetto. Danilo, il triangolino lì. Danilo la faccia quasi schifata. No, poi pensate che leggevo in questi giorni che arrivare a 20, allora c'è la Juventus, c'è la Juventus 36 Inter 20, poi c'è in Spagna Real Madrid che quest'anno va a 36, Barcellona 27. 38. 27, poi c'è il Bayern Monaco e basta. Cioè in Europa non è che ci sono mille squadre che sono tu arrivate a 20. 20. 19 e sono 46 trofei, caro Danilo, la metà con la famiglia Moratti tra Angelo e Massimo, mentre Steven Zang è arrivato a 7 trofei, non l'avresti mai detto, 7 trofei. Angelo Moratti presidente da che anno? Dal 55 al 68. Chi era il suo predecessore? Era Masseroni. Che era? Masseroni. Un industriale di che settore? Vabbè, adesso devo riprendere le cuffie con l'aiuto da casa. 94esimo di gioco, quando? 95esimo, ma non è stato segnalato il recupero. Non è stato segnalato. Quindi si gioca... No, si gioca fin quando decide l'Inter. Come direbbe Marcello, fin quando arriva il 3-0. Però attacca il Torino, no? Attacca il Torino che ci prova. Allora palla in mezzo, attenzione, Buchanan di testa, palla che resta lì, esce Sommer, che ricordiamo oggi, se dovesse finire così... Sì. Lotta per un altro record, perché l'Inter avrebbe il 20esimo clean sheet, il record è 21. Eccolo il finale, e ci sono ancora 4... partite per arrivare a 21, anche superarle, mentre Sommer andrebbe a 18 perché 2 sono di Audero e lì il record è 21, per lui un po' più difficile perché 18 a 21 con 4 giornate dovrebbe fare percorso netto, però tornare a vincere senza subire gol, insomma negli ultimi tempi ci è riuscito poche volte a parte Inter-Empoli. Finisce qua al 95esimo 2-0 per l'Inter, hanno deciso i gol di Çalhanoğlu al 56esimo, una bella azione, Barella, Lautaro, Çalhanoğlu da destra verso sinistra, il tiro in diagonale di sinistro di Çalhanoğlu e poi 4 minuti dopo il calcio di rigore per il fallo su Thuram, ancora Çalhanoğlu, l'infallibile ormai ribattezzato dal dischetto. 2 gol per lui che è arrivato a 13, record personale. Inter che sale a 89 punti, 81 gol, più 63 differenza reti, 20esimo clean sheet e Inter dei record. 35 anche partite consecutive a segno, importante questo. E dietro ci sempre segnato in questo campionato. In questo campionato si sono 30, ne mancano qua, quindi 34, perché ne mancano 4. Ne mancano più 8 4. Dell'anno scorso sono 42, il record è 44 da questo punto di vista. Anche il distacco su seconda e terza sono distacchi abbastanza... cospicui. Esatto, quindi siamo ormai a più 19, più... 24. Non si contano più 24. L'Inter del 2007 finì 97-75 sulla Roma, erano più 22. Napoli quanto diede anche alla seconda? Il Napoli 90-74 la Lazio, Inter Juve 72. Il Napoli in questo momento c'ha 40 punti dall'Inter. Mamma mia. Impressionante. L'ho dovuto riguardare 3 volte perché non ci credo. Che 40 non punti coppe. Dall'Inter. Mamma mia. Se me l'avessero detto, ma non per, anche per l'Inter, ma soprattutto per il Napoli. No, certo. Non ci avrei mai creduto, 49. Esatto. 74 punti dall'ultima. Partita comunque quindi macchiata dagli arbitri, dice Marcello. No, figurati. Una normalità che è macchiata. Ma sì, va bene così, dai. Va bene così. Festa, Marianna, va bene così? No. Toro no. No, ma perché avrei preferito... anche perdere così 2-0 va bene, però senza l'espulsione, perché
sinceramente. Questo sì, è un regalino. Ultimo dato, sold out, il dato preferito di sono Marcello, 71.686. Ecco, arriva nel settore paganti, ospiti, qua sono arrivati in pochi da Torino, 374. Codice fiscale della... soliti Frezzoli, Frezzoli anche lui ha fatto... Codice fiscale dell'azienda. Non lo so, posso dire il mio, allora IRR, MHL. Se non sai niente. La sede della, e la sede del negozio? Via di Amici. Che numero? E lo scherzo è bello quando dura poco. Interno e scala? Devo chiedere scusa a Ciala, perché nel primo tempo ho osato metterlo nei down, mi rifaccio subito con un bel 7,5. Allora, vogliamo fare gli up and down? Facciamo gli up and down. Se vuoi sì, anche perché comunque... Allora, Ciala Noglu... E Ciala doppietta, e quindi gli va concesso, perdonato sette anche... 7,5. 7,5, sì, 7,5, gol, record di gol, gol sul rigore, anche lì non è facile segnare tutti i rigori, sempre. Certo. 16 in Serie A consecutivi, ma 17 nell'Inter. Pensare che l'Inter, nello scudetto vinto dal Milan, tirò Çalhanoğlu, gol. Secondo rigore per l'Inter, c'era Tatarusanu, lo batte Lautaro. La felice idea di non farlo ribattere. E finisce 1-1. E finisce 1-1. Il secondo confermo Barella, perché nell'azione del primo gol va a strappare la palla in area di rigore, conquista quindi quel pallone decisivo, e per me ancora molto bene Barella, 7, che negli ultimi due mesi è sicuramente il centrocampista che sta meglio. E terzo metto Thuram. Thuram con un 6,5. Paolo, sai cosa ti devo dire? Ma dimmi, cosa mi devi dire? Se fossi ancora capo ufficio stanta, ufficio stampa del Football Club Internazionale Milano, già lo so che Milano, cosa sta per dire, forse avrei assunto Borrelli. Gli facciamo un contrattino? Una lotta per mesi. Contrattino? Io spero che ci ascolti ancora, lo prenda. Ma indeterminato? Vabbè, uno bravo come... così non lo trova. Ha sempre bravo detto così il contrario, Danilo. Indeterminato? Avrei assunto. Indeterminato? A tempo, sì, con ticket, tutto quanto. Articolo, sei giornalista professionista? Sei giornalista, sì. Sei giornalista proprio? Sì, sì. Ti avrei fatto il contratto di articolo. E tu cosa avresti detto, Michele? Dillo davanti ai nostri editori, dillo. Avresti detto di sì o saresti rimasto qua? Con la clausola, dillo. Clausola di poter continuare a partecipare. Che paragnosi. Scarpini l'ha sempre fatto. Vabbè, infatti, c'è qualcuno che va giù? Arnautovic. Nel giorno della festa, no. Ma però Lautaro hai detto due o tre volte. Lautaro sì. Sì, se devo dire Arnautovic, la prestazione di oggi ci sta, però ti do 6 meno, dai. Giorno della festa. Cosa giorno c'è? Della festa. Noi dobbiamo giudicare la prestazione di oggi. Hanno vinto 2-0. Certo, io mettevo anche, non è... come si chiama l'arbitro? Allora, Lautaro, scusate, che voto? 6 meno. 6 meno? 6 meno. 6 al 5. Siamo dal 5 al 6, come direbbe Marcello. Arnautovic 4. È imbarazzante solo da vedere. Mamma solo come entra in campo, come entra. Da fastidio. E Marcello invece tra gli up voleva mettere... No, io gli up avevo messo l'arbitro. Come si chiama? Ferreri Caputi. La Federica lì è anche Aureliano, no, chiaramente, che ha contribuito, Ferrieri, avrei messo entrambi. Caputi? Ferrieri Caputi. Ferrieri o Caputi? Tutte e due, il cognome, Maria Sole e Ferrieri Caputi. Maria Sole. Messo Caputi e l'Aureliano insieme, gli avrei messo un bel voto. Questo pomeriggio la festa per lo scudetto dell'Inter, squadra che lentamente sta cercando di raggiungere Piazza del Duomo, ma è ancora abbastanza lontana. Nel frattempo vedete pronto il nostro Michele Borrelli per il primo collegamento in diretta. Michele, buonasera, ben ritrovato a te. Ciao Francesco, vi sento a tratti, ma comunque spero che mi sentiate. Sì. Siamo in Piazza Duomo, si sta riempendo sempre più la piazza, poi... vi volevo far sentire anche un po' le parole dei tifosi e poi mi avvicinerò un po' al cuore della festa, perché stanno prendendo le migliori posizioni, perché qua arriverà il pullman verso, non si sa, 8:30, 9, il tragitto è lungo e il pullman per ora procede lentamente con i giocatori che si stanno divertendo. Ho visto anche Dumfries con una maschera di Inzaghi, è andato da Inzaghi che si è rivisto in Dumfries, insomma risate, goliardia sul pullman della squadra, ali di folla, che è partita alle 4 da San Siro. Ho qui con me Francesco, Franco Caravita, leader storico della Curva Nord, con cui volevo, se mi permetti, chiedergli di un paio di differenze, lui che ne ha visti tanti di scudetti, perché ne stavamo discutendo fuori onda, di una particolarità, se non due, di questa vittoria dell'Inter, che è diversa da tanti altri campionati, sia per quello che riguarda oggi la società dell'Inter, sia per quello che riguarda la guida tecnica, per le caratteristiche che oggi l'Inter ha, sia in società che per quanto riguarda l'aspetto tecnico. È vero, Franco? Lo faccio io.
Abbiamo qualche problema, adesso andiamo a ripristinare il collegamento con Michele e con il suo ospite. Ovviamente, insomma, stiamo seguendo il lungo percorso che è partito da San Siro e piano piano sta portando l'Inter in Piazza del Duomo, dove ci sarà ovviamente l'apoteosi di questa festa. Inter che ha fatto il suo, vincendo anche col Torino 2-0, doppietta di Çalhanoğlu. Dovremmo aver ripristinato il collegamento con Michele. Michele, mi senti? Vai. Eccoci, sì, dicevo delle caratteristiche di questa squadra, sia dal punto di vista del campo, ma anche dal punto di vista della dirigenza, vero Franco? Sì, assolutamente. Io nella mia storia non ho mai visto l'Inter partecipare spesso per quanto riguarda l'alta classifica, no? Cioè, nel senso che oggi l'Inter viaggia sempre dal primo al secondo al terzo posto. Anni addietro ci ritrovavamo sicuramente dal settimo, ottavo, quindi un passo enorme per quanto riguarda la pragmaticità della società. È stato fatto un lavoro enorme grazie a, come dicevo prima, alla pragmaticità della società, alla capacità di assorbire dirigenti capaci che vengono poi utilizzati e lasciati lavorare senza intromissioni. Questo è il mio parere. In più sulla guida tecnica, io ero, come Michele ben sa, sono sempre stato un sostenitore della continuità. Quando tu non hai la possibilità di avere continuità, come è successo all'Inter svariati anni, con i nuovi tecnici devi ricominciare praticamente da zero. Quindi ben venga la continuità, ben venga Inzaghi, che ha portato un'innovazione incredibile. Se si parla con gli interisti tutti siamo rimasti sorpresi, no? da questa capacità di gioco, da questo bel gioco che noi interisti non abbiamo mai visto io almeno in 45 anni di stadio. Ma Franco, questo ha influito anche sul fatto che lo stadio oggi è sempre tutto partecipe. Prima si diceva, no, che il pubblico dell'Inter era un po' dal palato fine, ogni tanto il fischio. Oggi abbiamo visto anche lo scudetto perso 2 anni fa, finì con gli applausi, i cori, e oggi la squadra è un tutt'uno col pubblico. San Siro sempre più di 70.000. Sì, perché il pubblico poi lo sente che la società fa il suo lavoro, fatto bene, partecipa, è vicino, e poi non c'è niente di meglio che il pubblico venga trascinato dalle vittorie. Quindi assolutamente è tutto un insieme di dinamiche che portano a essere in questo momento, secondo me, la davanti è la squadra più forte in Italia, e penso che se non si stravolge tutto rimarremo là nelle prime posizioni per svariati anni. Poi vincere è una cosa, ma un conto se parti dall'ottavo posto, un conto se parti dal terzo, e quindi noi ci siamo, e ben venga il futuro in questo senso. Con Michele Borrelli, per quel che concerne il festeggiamento di questa internazionale dello scudetto, noi abbiamo in collegamento appunto Michele Borrelli. Michele, raccontaci com'è la situazione lì in Piazza Duomo. Ciao Vittoria, rieccoci collegati qui da Piazza Duomo, pullman ancora lontano tra la sede dell'Inter, come vi dicevo prima, sono andati un po' avanti, ma si procede a passo d'uomo di tartaruga, dice qualcuno. Intanto l'atmosfera è sempre calda, assaltata, la vedete qui, la statua di Vittorio Emanuele, ci sono fumogeni, bandiere, sembra di essere in una grandissima curva fatta di decine di migliaia di persone. Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Ovviamente il grande entusiasmo, e sentiamo anche qualche tifoso nerazzurro intanto da dove viene, giocatori dell'Inter che quest'anno li hanno particolarmente colpiti, anche se qua tutti mi dicono il gruppo, credo che questa sia anche la più bella risposta che un allenatore può sentirsi dire.
E come ti chiami? Da dove vieni? Federico da Treviso. Ah, dico Thuram, gran giocatore, ha rivoluzionato l'attacco, è grande giocatore, Thuram. Poi ha segnato in tutti e due i derby, quindi tanta roba, veramente, grande giocatore. Come ti chiami? Cristian, anch'io da Treviso. Secondo me, oltre il gruppo, come ti ho detto prima personalmente, Çalhanoğlu in mezzo al campo, nuovo ruolo, fondamentale. Grande, grande giocatore che oggi è arrivato a 13 gol, Çalhanoğlu, 13 gol, addirittura secondo marcatore. E per quanto riguarda invece i momenti della stagione, qual è stato il momento in cui ci avete iniziato a credere ancora di più? Allora, per me chiaramente dopo la vittoria con la Juve a Milano e poi ero presente a Udine al gol di Frattesi, abbiamo capito che era fatto. È vero, Udine credo che sia stato un gol molto importante. Io, Vittoria, vi faccio vedere ancora il Duomo dietro, no, con intanto il coro classico della stagione. Ecco qua. Devi vincere e per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te. Internazionale devi vincere. E questo è il popolo nerazzurro che aspetta la squadra. Vedete anche alle mie spalle il Duomo e vi saluto inquadrandovi ancora la terrazza, dove le luci diventano sempre più del cielo e della notte, come i padri fondatori dell'Inter hanno scelto per questa squadra che è arrivata a 20 scudetti, seconda stella. E quella notte proprio il cielo era stellato, evidentemente non si poteva più parlare al singolare. Ciao Vittoria, un saluto a tutti, ciao! Grazie Michele Borrelli, magari riusciremo a ritrovarti più tardi in corso di serata per questo famigerato arrivo del pullman della squadra che si prevede intorno alle 23, ma noi fino alla mezzanotte siamo insieme, quindi veramente avete solo ottime scuse per rimanere collegati con noi. Beh, festeggiamenti incredibili, eh? Io immagino che abbiamo sia Simone sia Riccardo, no, un po' invidiosi, ma per io non aspettavo Michele Borrelli. Io vorrei sapere perché Fusato lo fate parlare e a me non mi fate parlare. Io sono quasi geloso di questa cosa. Questo è grave. Io Fusato, ho esordito dicendo Simone Riccardo e io non posso parlare. No, abbiamo in redazione abbiamo lo scotch, quello grosso. Se vuoi per protesta lo andiamo a prendere. Grande Fusato. Abbiamo lo scotch veramente dalla redazione, dalla regia ci mandate un nastro da mettere. Il nastro. No, volevo dire solo questa cosa qua, che io ho il cervello che va un po' più lento delle altre persone e ho meno possibilità di parlare. Andiamo avanti, non ho cioè, proprio perché ho il cervello più lento, lasciatemi lo spazio. E dici tutto, Simone, pendiamo dalle tue labbra, dici. No, non volevo dire niente. Ah, è la seconda volta che però ribadisci questo concetto, pensavo avessi, no? Adesso parla Simone, allora, diciamo, concetti interessanti. Se sei d'accordo, diciamo esatto, che è finito il primo tempo, molta più Fiorentina rispetto agli ospiti, però per quanto abbiamo visto sin qui il risultato è ampiamente giusto, veramente poco Sassuolo e la classifica lo testimonia pieno con questa partita che al momento darebbe alla Fiorentina quota 50. Ricordiamo, lo diciamo spesso in chiave Atalanta, ma comunque anche la Fiorentina deve recuperare la partita contro i nerazzurri, in caso di risultato positivo andrebbe a 53, in questo momento il quinto posto occupato dalla Roma a 59, a 4 partite dalla fine ci sono ancora tante chance per tante squadre ed è molto bello vedere un campionato così entusiasmante. Sì, e dobbiamo anche appunto ribadire per l'ennesima volta che comunque ragazzi in questo momento c'è il potenziale post Champions in più che quindi andrebbe a scalare per tutti. Sì, quindi allora, anche questo è da considerare come dato quando si va ad analizzare, no, la classifica. Sì, è perché è una cosa che la UEFA ha chiarito nelle ultime ore. Praticamente questo qualora, oggi sulla gazzetta possiamo dire. Esatto, qualora la finale fosse Atalanta-Roma, sì, ed entrambe le squadre andassero ad occupare dalla quinta posizione in giù, in quel caso entrambe le squadre andrebbero in Champions League, perché la situazione è molto semplice. Puta caso, la Roma è quinta in classifica, vince l'Europa League, andrebbe la sesta, che in questo momento è l'Atalanta, quindi e viceversa, visto che l'Atalanta comunque in questo non momento ha una partita in più, esatto, da recuperare. Non succede la stessa cosa se arrivano sopra il quinto posto. Esatto. Questo è un, sì, è un, se dovesse arrivare la Roma quarta
facciamo ipotesi, vincere Europa League, non andrebbe la sesta, sì, cioè non libera un posto. Sì, no, intanto certo, oggi matematicamente col pareggio fra Roma e Napoli il Milan è qualificato matematicamente in Champions League. Io organizzerei un pullman scoperto anche domani, Gianni. Ma sai, noi l'abbiamo appena fatto il punto scoperto. State praticamente cercando di fare quello che è successo 2 anni fa, ma no, stiamo cercando è di bello fare... però che Milano, sì, vada avanti. Ricordiamo che Milano, prima e seconda, quando si vincevano scudetti a manetta, Milano non esisteva, attenzione, perché quando la Juve ha vinto per 9 anni, strameritatamente, per carità, tutti quegli scudetti, Milano non c'era. Adesso invece è diventata, sono due squadre forti comunque, al di là poi che il Milan abbia preso un sacco di punti, perché ha 19 punti sotto l'Inter addirittura. Però, voglio dire, sono lì, prima e seconda, è una bella realtà. Però vedi, questa cosa qua, adesso a prescindere dal fatto che secondo me lunedì c'è stato un derby bellissimo, a prescindere di chi ha vinto come civiltà sportiva, no? Ma certo. Perché sappiamo cosa succede nei derby di Roma, eccetera, eccetera. È successo più in campo che fuori. La situazione del Milan, che mi sembra sia argomento ormai imminente, è un po' drogata da questa situazione, cioè il fatto che l'Inter abbia vinto il campionato, il fatto che l'abbia vinto in casa loro, il fatto che comunque abbia una serie di successi nei derby ormai di 6 di fila, sì, il clima dalla parte rossonera è appesantito da queste cose, c'è un po' di rosicamento in giro, però hanno parlato in maniera molto sportiello ieri, ha detto una cosa che a livello televisivo, magari a livello di tifosi fa effetto, però si sente a Milano, cioè il Milan ha fatto una stagione sufficiente? Sì. L'ha fatta da 4? Sì, perché ha vinto l'Inter. Cioè, capisci? Sì. Se non avesse vinto... L'anno scorso, il Milan, non ricordiamoci, che ha vinto il Napoli, il Milan è arrivato 5º, non c'era questo sollevamento di folla. La cosa straordinaria è avere il Napoli campione d'Italia a 39 punti. 39. No, parlavo del Milan io però, Gianni, cioè l'anno scorso il Milan di fatto con lo scudetto sulla... è 2 anni di fila, non c'è 2 senza 3, speriamo di no, che chi vince il campionato la stagione dopo fa fatica, perché sì, il Milan arriva male, 5º l'anno scorso. Sì, sì. Noi finiamo a mezzanotte, quindi si presume verso 1, non lo so adesso, comunque un orario molto tardivo, in avanti a fare after con Simone Barbato. Orbene, è un suo problema... desiderio profondo, viscerale. Sai, il problema non è portarlo, io lo porto in Corso Sempione perché ci passo. Il problema è quando deve tornare a prendere la macchina qui ad Assago, come ci viene lui? Chi è che trova alle 3, alle 4 del mattino uno che viene ad Assago? Vabbè, incredibile. Vabbè, ho capito. No, poi trovo. Sì, sì. No, beh, non c'è problema. Qualcuno che ti vuole male, secondo me ne trovi parecchi. Allora, questo scherzo, ovviamente non sia mai... Anzi, per dimostrare il bene che tutti noi ti vogliamo, perché non sia mai che io possa parlare soltanto per me medesima, avevi chiesto uno spazio proprio per condividere. No, volevo dare una... Volevo elevare a un livello artistico tutti i cori che abbiamo sentito adesso dei tifosi dell'Inter in Piazza Duomo. Ecco. Come si fa in chiesa? Li chiamerò per numeri. Vai. Canto numero 66. Io giro l'Italia per te, sognando di nuovo il tricolore, perché l'Inter è il nostro vero amore, e dalla curva un coro si alzerà, forza nero-azzurri, internazionale, te lo canterò ogni momento, quando scendi in campo, la maglia che tu indossi, in quello stemma che mi porto dentro. E per la gente che ama soltanto te, per tutti quei tifosi che soffrono per te, internazionale devi vincere. Forza Inter, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Marcus Thuram, Marcus Thuram, Marcus Thuram, Marcus Thuram. Prego,
Vittoria Castagnotti. No, ho visto, guarda, avrei continuato nel monitor, tutta la sera imperterrita. Il più perplesso di tutti, ho visto Nicola molto preoccupato. Era collegato, noi lo vediamo in monitor in basso. Per staccare le cuffie, Nicola. Molto preoccupato, devo dire. Noi vabbè, siamo abituati perché, sai, ce l'abbiamo a che fare praticamente sempre con, esatto, ormai, con il nostro Simone. Però devo dire che, insomma, chi non lo conosce e non lo frequenta spesso può veramente rimanere colpito. Sei ancora convinto, Nicola, di dargli il passaggio? No, lui è neutrale, è un manager, dai. È neutrale. Comunque guardi le immagini e ti rendi conto, non ti rendi ancora conto di cosa è successo. Cioè, parlano di 300.000, 400.000 persone in giro per le strade. Una piazza Duomo stracolma, piena di fuochi d'artificio. Pensa quando vincerete il 20° scudetto, no, quello delle due stelle, cosa sarà come festa? No, perché questo che numero è? Io volevo immaginare il 19°. Ah, il 19°? Uno gliel'ha regalato, non l'hanno vinto sul campo, quello gliel'ha andato in amministrazione. Però l'Albo d'Oro dice 20, sai com'è? No, quelli sono 19. Ci avete raggiunto 19? No, 20, fate bene a far festa, non è che. Però devo dire che. Però un ringrazio anche a Rossi, dovresti dire, non l'ho sentito. No, però posso dire, a me risulta che c'è stato un campionato che è stato archiviato, ma se il campionato prima è stato dato, come archiviato? È stato dato all'Inter, e anche il campionato archiviato sarebbe dovuto andare alla compagine neroazzurra, quindi in quel caso l'Inter dovrebbe avere già 21 scudetti. Non vi basta così, 21, volete due? Ah, 21 dovevamo averne. Cioè, senza vergogna, veramente. 21 dovevamo averne. Senza Nicola, vergogna. Dimmi, Nicola. 21. No, lasciamo perdere questo argomento. Lasciamo perdere anche perché non è preparato Simone, quindi... Quindi è meglio lasciar perdere. No, guarda, io voglio per tornare in serie, fare cronaca vera da Alberto, perché fresche di giornata, di serata, le dichiarazioni di Marotta. Sì, ne leggiamo qualcuna. Intanto lato calciomercato, sui rinnovi non c'è nessuna ansia, il nostro sarà un mercato creativo. Ecco. Ausilio e Baccin devono comunque avere delle alternative nel caso di partenze importanti adesso non previste per la serie. Non stiamo prevedendo in questo momento di cedere qualcuno, ma qualora dovesse accadere, insomma, puntini puntini, dobbiamo essere pronti. Confermeremo gran parte della rosa. Zhang è sempre aggiornato sulla festa, ma ci delega molto. Questo è un segno di grande maturità. Poi un altro passaggio invece relativo al rapporto con Inzaghi. Ha superato l'esame, ha dimostrato di essere bravo, come già sapevamo, ma anche vincente. Meglio di lui non si può desiderare né trovare. E non siamo nemmeno a metà del nostro ciclo. Dunque, insomma, questa è una conferma. Conferma di Inzaghi. Relativamente di Inzaghi, ma già si sapeva. La proprietà ci ha dato sicurezza in tante scelte senza farci mai mancare nulla. Come dicevamo, Zhang ci ha delegato molto, ci abbiamo messo passione. Spesso si immagina che le società debbano essere ricche e dispendiose nel calciomercato. Non sono di questo avviso. La prima cosa che conta è il senso di appartenenza, oltre a grande cultura del lavoro. Ho già vinto tanti scudetti, ma questo è indimenticabile. Questo c'è una... Le faccio commentare ovviamente a te, Riccardo, allora, visto sostanzialmente non dice niente di nuovo, nel senso che, come Nicola sa e come tutti sappiamo, se oggi a qualsiasi società italiana arriva un'offerta di 80 milioni, che sia per Thuram, che sia per Leao, che sia per Blau, chiunque. Oggi ti devi mettere a trattare. Lo dico a tutti i dirigenti. Dove sono stati bravi quest'anno? Sono stati bravi quest'anno a trovarsi l'anno scorso, a trovarsi delle alternative valide, perché l'idea era quella di fare Thuram, Lautaro, Lukaku. Sì. In realtà Lukaku va via, ma loro avevano già preso Thuram, quindi avevano già inserito dei giocatori importanti. Io ho sentito che è stato fatto il nome di Barella, no? Perché adesso si inizia a giocare. Sì, io credo che, dal mio punto di vista, il giocatore più a rischio, secondo me, perché ha avuto una crescita esponenziale anche a livello europeo, e Bastoni, secondo me. Perché oggi Bastoni è un giocatore che Manchester City, Real Madrid... Sì, tu dici Real Madrid, magari fai la giocatore... vendita una singola importante... No, perché Nicola diceva Barella, che sicuramente avrà le sue fonti, non metto in dubbio. Io credo che oggi il vero giocatore dell'Inter europeo sia Bastoni, poi ognuno fa i conti in tasca.
e dice quello che è. Però lì bisogna essere, cosa dice Marotta? Noi dobbiamo essere bravi, perché l'abbiamo dimostrato, di farci trovare pronti, ma questo è un discorso... Beh, se parte Barella avete comunque già una grande alternativa che Frattesi, una cosa è già certa. In casa. No, no, però in generale... In generale... Dici in... Nicola, chi? Hanno preso Zelensky. Certo, Zelensky. Un altro certo. No, però una cosa è certa. Certo. Qualsiasi giocatore di questa rosa dovesse andare via dall'Inter va via in lacrime come un'ana. Perché questo è un gruppo che veramente... Io ho sentito delle dichiarazioni di giocatori dell'Inter, ma anche... di membri dello staff, che i giocatori proprio giocano come giocare al campetto tra amici, cioè si è creata una situazione veramente di paradiso idillico di paradiso, brava Vittoria, il paradiso idillico. Però Simone bisogna fare bisogna anche un po' ragionare. Beh, da, ma l'anno dello scudetto no, se bisogna, non è così, no, aspetta, però bisogna, fare, bisogna ragionare a 360 gradi e fare anche un po' gli avvocati del diavolo, nel senso che quest'anno non è andato tutto benissimo a livello di programmazione, perché se tu se tu buchi lo scudetto, il primo punto che ti fanno è sbagliato l'attacco, no? È ovvio, perché adesso vinci e sono tutti bravi. Io analizzo a 360 gradi. No, ma questa, scusa se ti interrompo, no. Ma questa situazione a prescindere dalla vittoria. La vittoria si divertono proprio in campo. Sì, però ascoltami, è finalizzata al fatto che l'Inter ha fatto, secondo me, il più bel gioco del calcio, ha giocato bene, però se non vinci... ma giocare bene a questi livelli è proprio frutto di una condizione di paradiso idilliaco che quello stanno che vivendo. Ti dice Marotta, ti dice un'altra cosa, ti dice noi dobbiamo essere bravi a trovare le alternative, perché nel momento in cui non vinci ti vengono fuori tutti i dubbi, e allora ti viene fuori il fatto... Allora, oggi quest'anno è andato tutto bene... Ma se tu inciampi più volte, Nicola lo sa queste cose, la prima cosa che ti dicono è scoppia il caso Frattesi, per esempio, ok? Perché Frattesi, investimento da 25 milioni, perché non gioca, sta sempre in panchina e l'Inter zoppica? Cioè, van dette tutte le cose. Dopodiché, stagione memorabile, lo scudetto, secondo me, se vinto, ognuno poi dice la sua, a parte la partita con la Juventus, secondo me l'Inter l'ha vinto a gennaio con quella doppia trasferta a Firenze-Roma, le aveva dato un segnale importante. Però poi è chiaro che a livello di società e di tifoso uno dice resti Marotta e io sono contento, rinnovo Inzaghi e sono contento. Ecco, questo è il concetto. Però, ripeto, attenzione, perché non è che Marotta è... l'idolo in terra. Eccoci ragazzi, siamo con voi in diretta anche sempre con il focus, un occhio alla piazza del Duomo, ai festeggiamenti di questa internazionale, tra cui appunto devo ripartire da Alberto, perché Alberto hai in costante, anche tu ricevi gli aggiornamenti e quindi ci devi a tua volta dare tutte le info. Sì, sì, perché comunque abbiamo un occhio ma anche un orecchio a quello che sta accadendo appunto a Piazza Duomo. Avrete sentito sicuramente, perché ogni tanto la regia ci fa sentire anche gli effetti audio, ci sono i calciatori che in questo momento stanno lanciando cori. Vi do qualche aggiornamento, tanto Acerbi che ha salutato tutti dicendo siete magnifici, forza Inter sempre, poi cori per Pavard, ma soprattutto cori per Bissek, chiamato da tutti Bisteccone. Quindi c'è stato il grande coro Bisteccone, vi amo tutti, dice Bissek, ma grazie, lo rifacciamo l'anno prossimo. Quindi Gianni già ha lanciato l'appello. L'ho detto prima, forse fra le note magari è sfuggito. Inter e Roma siamo le due squadre avanti. L'Inter parte molto, la stessa Lazio che comunque ha già cambiato, ma al di là di questo, conferma il tecnico, l'Inter avere già un gioco prestabilito, dei giocatori, poi adesso bisogna vedere, certo se parte uno come Barella comincia a cambiare l'ipotesi, di andare a trovarne uno che sia all'altezza, e non c'è in questo campionato uno come Barella, per carità, ma al di là di quello, tu parti comunque già con un bel piedino avanti, perché hai una struttura già consolidata, invece arrivano allenatori nuovi, devono impostare un gioco nuovo, non conoscono l'ambiente, devono subito fare il risultato per farsi in qualche modo, cioè capisci, è tutta un'altra cosa. È vero che poi il cammino della campione d'Italia, della squadra campione d'Italia, diventa la squadra più sempre da battere, quindi vai a giocare in qualsiasi campo, sicuramente la squadra avversaria dà quel guizzo in più, esattamente, per poter dire ho battuto il campione d'Italia, però insomma
secondo me parte favorita. Guarda, se c'è una squadra, lo dico adesso, sì, sì, che non è ancora c'è finito questo campionato. C'è un'altra perla della serata che vai, forse Gianbruno ha già in nota. Quella su Cuadrado? Stavo per dire quella. Esatto. C'è stato un coro, hanno fatto partire il coro Chi non salta bianco nero è, e mi segnalano un Cuadrado letteralmente scatenato che ha cominciato a saltare. C'ho il coro di Cuadrado in anteprima. Vai. Ecco. Dove va? Oh, il colombian, e la vita è un carnaval, con un golletto di Cuadrado, golletto a. E il colombian, e la vita è un carnaval, con un golletto di Cuadrado, Mi sembra più il ballo di San Vito questo qui che il ballo di Carnaval. Cuadrado, Cuadrado, va bene, colombiano. Ragazzi, a proposito di frecciatine, vi voglio fare ascoltare le parole di Pioli, perché... Abbiamo vinto 6 derby, dice. Cioè, scusatemi, in risposta all'Inter gli dirà abbiamo vinto 6 derby. Ma risposta a che cosa? Perché, ragazzi, Pioli non le manda a dire questo giro. Ascoltiamo. L'Inter è 4 anni che è la squadra più forte del campionato, questo sicuramente. E ha vinto solamente 2 scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato. Abbiamo provato a lottare per le posizioni di vertice, ci siamo riusciti in alcune volte meno, ma abbiamo dato tutto, ma non sempre siamo riusciti poi dopo poi a mettere, mentalmente abbiamo dato tutto, abbiamo provato a dare tutto, ma non sempre siamo riusciti ad alzare il nostro livello di gioco. Ecco, in risposta subito vi faccio ascoltare anche che cosa dice Faris, anche se ve l'ho già spoilerato 2 secondi fa. E abbiamo il quadro generale, ripartirò da Gianni Solaroli per il commento. Sentiamo. Si è stato già risposto da altre parti. Noi il soltanto, comunque sono 2 scudetti, 3 supercoppe, 2 Coppa Italia, una finale di Champions, 6 derby vinti, quindi cioè, non è... Stefano ha fatto il suo lavoro, tra l'altro è un amico, ho giocato insieme a lui, ha fatto il suo lavoro e ha fatto un grande lavoro al Milan, però... Adesso c'è l'Inter che ha portato a casa una stagione meravigliosa e pensiamo solo a godercela con la nostra gente. Insomma ragazzi, cioè, Pioli dice sì, tantissimi risultati, però proprio perché l'Inter è stata così forte con così questa rosa, con questi risultati, alla fine dei conti solo 2 scudetti. Beh, lo scorso anno però diciamo che c'è stato un Napoli ingiocabile, ragazzi, perché ce lo siamo dimenticati il Napoli di l'anno scorso, di Spalletti. Sì, che aveva vinto peraltro come era l'Inter. Era una squadra praticamente ingiocabile, tant'è che ha fatto il percorso che ha fatto questa. È vero che lo scorso anno l'unica nota che si può mettere a margine come asterisco è il fatto che è stato l'anno del campionato del mondo, per cui c'è stata quell'interruzione a dicembre che magari ha favorito o sfavorito, adesso non so chi, però diciamo che... allo scorso battere quel Napoli lì, vincere il campionato con quel Napoli era ingiocabile. L'unico campionato veramente che ha perso perché poteva competere, forse aveva anche quel vantaggio, la famosa partita a recuperare col Bologna, ecco quello che ha vinto il Milan. Però e poi quest'anno hanno fatto però veramente ecco, c'è un'osservazione cammino... che potrebbe essere interessante da fare. Quanto sono state importanti i solisti nel Napoli rispetto a quelli dell'Inter, cioè secondo me l'Inter è più squadra. C'era anche un solista Napoli in panchina che sapeva fare il suo mestiere, diciamolo. No, però posso dire, secondo me nel Napoli, adesso su due piedi, mi viene da dire che il Napoli viveva più sui solisti che l'Inter. Guarda l'Inter che è più posso squadra. Dire, il Napoli, la rosa del Napoli era quella dello scorso anno. Era in panchina che non c'era. Comunque, più quello dello scorso c'era anno. Più Spalletti, la realtà è questa, perché mi vorrei per fare un commento che sulle... la differenza fra avere Kim centrale e l'Inter sono 39 punti, ma no, stiamo io dicendo. Dico che voglio dire che il Napoli Gianni, Kim è l'allenatore, sì, no, esatto, ma appunto no, no, ma voglio dire quello. Pioli farà anche il suo. La differenza no, dire... era fondamentalmente fra chi deve tenere le redini, capisci? No, volevo dire che forse l'Inter è una squadra più gruppo, diciamo. Ma io credo che il Napoli è chiaro che ha trovato compattezza. Ricordiamoci che il Napoli aveva Noi dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché non l'abbiamo ancora detto. Se sai dove è arrivata la svolta dell'Inter? Quando ha perso la finale di Champions col Manchester. Perché ha preso consapevolezza dei propri mezzi, perché ha giocato alla pari, anzi forse poteva anche portarla a casa quella Coppa. Quindi quando tu arrivi a quel livello, prendi quella consapevolezza, quella sicurezza dei tuoi mezzi, che quando inizia un campionato tu sai, dici porca miseria, io il campionato me lo posso mangiare perché sono una delle squadre più forti d'Europa, cioè è lì perché tu arrivi tramite le esperienze a prendere
possesso delle tue potenzialità. È vero. Questa però è una cosa che va detta, secondo me. C'è anche da dire che per commentare le frasi di Pioli, è comunque il 50%, cioè non è che hai detto hai vinto due scudetti in 10 anni. No, è che lui ha detto solo scudetti. È che lui si riferiva agli ultimi scudetti della Juventus, che la Juventus ne ha vinti tanti consecutivi, essendo la squadra più forte. E allora lui dice, giustamente, l'Inter era la squadra più forte, però ne ha vinti la metà rispetto però statisticamente è un confronto che non c'è. Sono comunque due scudetti in 4 anni. Credo che comunque lui sia anche molto figlio del fatto che ha perso un derby di Champions in maniera abbastanza imbarazzante, se si può dire. Io sono sempre dell'idea che se in quella partita ci fosse stato Lukaku dal primo minuto, noi la vinciamo la partita. Dove? Nicola, riguardo a questo botta risposta, no? Pioli, appunto, stavi dicendo due scudetti anche magari in chiave Juventus di continuità. Come risponde? Vabbè, ovviamente Faris in maniera molto educata, però puntualizza, no? Mettendo i puntini su lei. Beh, ci sta pure che Pioli possa dire una cosa del genere, insomma, in un momento come questo, dove è in contestazione da parte di tutti i tifosi, chiaramente. Però io vorrei tornare un attimo sull'importanza della società, dell'Inter di quest'anno e anche dell'anno scorso, cioè l'importanza di Marotta. Oggi il tifoso interista non si pone dei problemi sull'eventuale cessione di Barella o, come diceva Riccardo, di Bastoni, ma io penso più Barella, perché Barella ha un valore diverso. E perché? Ti faccio un esempio che magari ricorderanno tutti. A un certo punto, dalla Juventus, c'era il direttore Moggi e c'era un calciatore che in quel momento era probabilmente uno dei più forti al mondo, si chiamava Zidane. E i tifosi della Juventus erano tutti preoccupati chiaramente di questa cessione, però la preoccupazione era limitata perché c'era la dirigenza, c'era una grande società che cambiò allenatore quell'anno lì, ricordatelo, che si passò da Ancelotti, che era un allenatore navigato, e si riprese Lippi, quindi il ritorno di Lippi, dove chiaramente non tutti, come si suol dire, no? La minestra riscaldata, insomma, ne sono state dette tante. Quindi la società in quel momento era molto più forte rispetto alle scelte fatte, e per cui il tifoso era tranquillo. Oggi il tifoso dell'Inter è tranquillo perché dice: va via Barella, ma sicuramente Marotta o chi per lui ne prenderà un altro che sarà un sostituto allo stesso livello. Sì, ma infatti il rinnovo di Marotta fino al 2027 ma è fondamentale, è la pietra tombale di garanzia per il tifoso. Riccardo, oggi l'Inter è una società autogestita da questo management, perché la proprietà non esiste, diciamolo. La proprietà non può venire in Italia neanche per festeggiare uno scudetto. Ti faccio capire che è un anno che manca. La proprietà è Marotta. La proprietà oggi è Marotta. La fortuna di Zhang è quella di aver trovato, o di aver scelto, per carità, perché l'ha preso lui, non è che l'ha preso qualcun altro, un management di questo livello. Ha preso il meglio che c'era sul mercato, che è Marotta. E Marotta oggi sta facendo presidente, direttore sportivo, direttore generale, tutto sta facendo. Le proprietà che non masticano calcio o comunque vogliono invadere dei campi che non sono i loro, molte volte sono più devastanti. Guarda cosa succede a Napoli, piuttosto che, tu fai il presidente, devi fare il presidente, non devi fare il presidente. Non ti devi autosabotare. Non devi fare il direttore sportivo, non devi fare il vice allenatore. Marotta ha le chiavi dell'Inter, questo lo sappiamo. Il tifoso è tranquillo perché fino al 2027 Marotta orchestra, ti rinnova Inzaghi, e stasera Antonello e lo stesso Marotta ti dicono: Zhang arriverà presto, però state tranquilli perché la società ha dei suoi parametri ed è tutto tranquillo. Quindi il tifoso in più vede giocare bene la squadra, vede vincere, e adesso è il momento che bisogna cavalcare l'onda. Io non so se abbiamo tempo, ma proprio ci starebbe benissimo l'ultima clip proprio su Farri, riguardanti le possibilità di iniziare un nuovo ciclo. La mandiamo velocissima, regia? Dai, proviamoci. Ma direi che il ciclo è aperto, perché comunque in questi 3 anni, senza che li rielenco, abbiamo portato a casa tanta roba. È chiaro che questo scudetto è un timbro che valorizza anche gli anni precedenti. La società ci è stata vicina soprattutto nei momenti difficili. Il mister ha tenuto il timone dritto nei momenti difficili, ci siamo compattati.
e quest'anno ci ripaga di tutto, ma ripaga forse anche riduttivo, perché abbiamo messo in piedi qualcosa che hanno visto tutti, ci siamo divertiti a proporre gioco ed è stato bellissimo vedere come i ragazzi lo hanno interpretato. E non è semplice, nel senso che tu puoi avere le idee, ma poi se gli interpreti non riescono a esprimerle. Invece abbiamo trovato proprio la coesione negli allenamenti e è venuta fuori questa stagione. Siamo convinti che ci sia la possibilità di portare avanti qualcosa di grande.